Cari concittadini, buongiorno, buongiorno a tutti. Abbiamo scelto di registrare questo video messaggio per appellarsi al vostro senso di responsabilità, al buon senso e al fine di ritrovare quello spirito di comunità e quello spirito di sacrificio che ci ha contraddistinto a Caviglia e in Valdarno nei mesi scorsi durante questo periodo drammatico della pandemia. La situazione purtroppo sta drasticamente peggiorando. Abbiamo oltre 1.990 casi in provincia di Arezzo, dei quali 93 sono ricoverati presso il reparto di malattie infettive, 14 addirittura in terapia intensiva al San Donato di Arezzo, mentre 41 sono ricoverati presso il reparto di malattie infettive e 9 in terapia intensiva all'ospedale di Grosseto. Questi dati ci devono indubbiamente far riflettere e far emergere quel grande senso di responsabilità, appunto, e di comunità che ci ha contraddistinto in precedenza. Con la seconda ondata pandemica abbiamo avuto a Caviglia 375 casi, adesso la situazione è questa, sono solo 31 i positivi. Però bisogna non abbassare assolutamente la guardia. Devo dire che vedo in giro degli atteggiamenti poco costruttivi, poco collaborativi e davvero poco senso di responsabilità. Io ritengo francamente che sia inaccettabile il fatto che i ragazzi vadano a scuola, si sacrifichino i più piccoli, indossando per 8 ore, per 6 ore, per tutto il periodo della didattica in presenza una mascherina, e poi vediamo il pomeriggio i genitori che li fanno assembrare, li fanno socializzare senza mascherina, così come vediamo troppa gente oramai nei luoghi di aggregazione, nelle piazze, nei negozi, senza avere i dispositivi di sicurezza o appunto trascurando le norme basilari che sono indispensabili per sconfiggere questo nemico invisibile. Allora, se vogliamo tutti insieme, perché lo dobbiamo fare tutti insieme questo grande sacrificio, non finire in situazioni peggiori, ovvero ritornare in zona rossa o addirittura assumere dei provvedimenti come dei colleghi purtroppo hanno dovuto assumere con senso di responsabilità anche in comuni vicino a noi, quali la chiusura delle scuole, dobbiamo davvero fare uno sforzo tutti insieme. Quindi indossiamo i dispositivi di sicurezza, le mascherine, laviamoci frequentemente le mani e soprattutto evitiamo gli assembramenti nei luoghi di ritrovo, perché altrimenti davvero saremo costretti nei prossimi giorni ad assumere dei provvedimenti che nessuno vuole assumere. Mi raccomando, lavoriamo tutti insieme e sacrifichiamoci, perché solo così possiamo riuscire a sconfiggere questo nemico.